Buongiorno a tutti. Oggi farò un altro piatto che può essere utile a chi vuole fare un bel pranzo, che c'ha l'idea che si sta mangiando un bel piatto di pasta, ecco. Allora, ho messo le zucchine, 4 zucchine e 2 carote in ammollo col bicarbonato. Poi ho comprato un avocado, serve poi il lime a chi piace, pepe, peperoncino, vabbè, e i pomodorini. Datterini. E farò i spaghetti di zucchine e carote conditi con crema di avocado, pomodorini e una schizzata di lime. Come preparare le tagliatelle con la zucchina? Una lametta, perché il coso per fare gli spaghetti non ce l'ho adesso, e facciamo delle striscioline così. Ta, ta. Vedete? E un attimo, tutte striscioline così fino a che non finisce la zucchina. Idem per la carota. Le prime le tolgo perché sono zozze e mi fanno schifo, anche se l'ho lavata, però ecco, ma è bella pulita, vedete? E niente, faccio pure le fettuccine così. Vabbè, mi sbrigo. Ed ora prepariamo la buonissima crema di avocado. Prendere un avocado sano, attastatelo un po' perché se è duro non va bene, invece deve essere un po' moscio l'avocado. Lo tagliamo a metà perché l'avocado si sbriccia così. Dividiamo a metà, vedete? Mi pare bello maturo. E poi niente. Senza coltello, si sbuccia proprio da solo, così. Si sbuccia facile facile. Ta-da! Lo faccio a pezzetti e lo metto dentro il tritatutto. A pezzi grossolani. L'avocado è ottimo perché è uno dei cibi più salutari. È grasso, c'ha un po' di calorie, ma sono grassi che fanno bene. Sbucci pure l'altra metà, così mi ci condisco tutta la mia pasta. Ecco. Dopo la parte dell'osso, ovviamente, i pezzetti un po' rovinati, forse l'ho preso un po' troppo maturo. Vabbè. È difficile capire certi tipi di frutta. Ecco, lo butto qua dentro. Cosa ci mettiamo dentro questo avocado? Per darci un po' di sapore, perché a me assoluto così, sono sincera, mi fa schifo. Lime, quindi ci spruzzo un po' di lime. Poi una spolverata di pepe. Io ci metto poi il peperoncino, perché io amo il peperoncino. Tutto ciò che mangio deve essere piccante e amo pure le spezie. Non uso aglio e cipolla perché purtroppo mi fanno venire una fiata agghiacciante, quindi li evito. Paprika, il sale non lo uso e metto un po' di olio d'oliva extravergine appena appena, perché l'avocado è già un grasso, quindi non aggiungiamo 200 g di grassi, non esageriamo. E poi, come al solito, per darci quel sapore un po', come si può dire, particolare, ci metto la mia solita schizzatina minuscola di salsa di soia. Ribadisco minuscola perché è molto molto saporita e salata, quindi non è che fa proprio bene, non è salutare secondo me. Però penso che neanche un cucchiaino, guardate proprio che schizzata. Ecco, me ne è uscita pure troppa. Vabbè, no, insomma non fa male a nessuno, mo. Non esageriamo. E adesso frullerò il tutto. E poi condisco le mie fettuccine scottate prima in acqua bollente 20 secondi. E aggiungerò i pomodorini e vi farò sapere com'è. Questo
preparato qua, io lo uso pure per farci l'avocado toast, invece delle fettuccine, due fette di pane bio o quello senza glutine possibilmente integrali, e ci spalmo sopra sta cremina che esce d'avocado, è buonissimo, raga. E scaldo un po' le fettine di pane, però visto che sto a fare una fase detox non voglio carboidrati, quindi ci faccio le fettuccine, le verdure. Guardate un po' quante me ne sono uscite, cioè ma qua mangiate e schiattate, non so manco se ce la faccio a finire. Ecco, adesso lo butto qua, tanto per darci una scaldata, se no non dà un senso di pasta, se freddo tutto qua. E vabbè, quando fa 20 secondi li scolo e li condisco con questo e i pomodorini, che non so che fine ne fa. Vabbè, che cazzo sei? No, cioè lo dovete provare, perché uno se lo vede dice che tristezza, che squallore mangiare così. No raga, è buonissimo. Cioè queste non c'hanno niente a che invidiare la pasta al pesto, a un cazzo, sono veramente buone. Guarda, un mix di sapori buonissimo. Ma che so, altro che cracco. Buon appetito. Non dico cazzate, cioè mi sono finita tutto, è rimasta un po' di acqua e mo mi spazzolo pure questo poco. Cioè così nemmanco ve pesate fa un'alimentazione alternativa, perché certo se mettete 4 foglie di insalata così è normale che vi manca la pasta, vi manca tutto. Bisogna sempre avere un po' di ingegno e di inventarsi qualcosa, qualche piatto originale, colorato. E fidatevi, raga, è veramente veramente buona. Cioè proprio la pasta non vi mancherà per niente. E ve fa bene sta roba. I carboidrati sono veleno. Va bene una volta ogni tanto, ma tutti i giorni, pranzo, sera, colazione, tutto sto pane, vi sta ammazzando. Questo bisogna mangiare. Ciao!